Zoom in approfondimento dedicato alle elezioni amministrative di domenica e lunedì. Finalmente ci siamo al comune di Roseto degli Abruzzi, uno dei quattro comuni dove si va al ballottaggio nella nostra regione, sicuramente il più importante in assoluto, dove si è votato per il rinnovo del Consiglio Comunale, elezione del sindaco nella provincia di Teramo. È un comune che nel corso di questi giorni ha catalizzato molta attenzione, molti riflettori del mondo politico, una riflessione che, come avete notato, c'è su tutto il paese, in particolare per i ballottaggi di Milano e Napoli, e nel nostro piccolo sicuramente c'è grande attenzione per Roseto degli Abruzzi. Lo abbiamo detto più volte e torneremo a parlarne probabilmente anche nel corso di questa trasmissione, anche perché ecco, ci mancano poche ore e poi silenzio, basta, non si parla più. Teresa Ginoble, buonasera. Buonasera. Candidato sindaco per il centro-sinistra. E buonasera Ennio Pavone. Buonasera. Candidato sindaco per il centro-destra. È stato detto e fatto tutto in questi giorni? Sicuramente è stata una bellissima campagna elettorale. Abbiamo girato le piazze, abbiamo ascoltato i cittadini per la strada. Tenendo presente che io vengo da 10 anni chiaramente di amministrazione e quindi l'ascolto c'è stato sempre per quanto riguarda la mia persona, se non altro per avere degli assessorati importanti come le politiche sociali e la pubblica istruzione, quindi sono stata sempre a contatto diretto con i cittadini, con le famiglie, con le persone che avevano problemi nel campo delle politiche sociali. È stata una grande soddisfazione perché vedere tanti giovani motivati alla partecipazione attiva alla vita politica intorno a noi è stato veramente un grande risultato, quindi la politica si è fatta bene, avvicina i giovani e noi intorno a noi ne abbiamo tantissimi di giovani e di donne e anche persone con esperienza, e quindi penso che con gli incontri fatti nelle piazze, con gli incontri fatti nelle sedi elettorali, con gli incontri fatti lungo le strade della città, è stato veramente emozionante. Stesso quesito, Pavone, fatto tutto durante questa lunga campagna elettorale, perché c'è l'appendice del pallottaggio. È stata veramente una campagna elettorale molto lunga, molto dibattuta, molto combattuta. Credo che la città di Roseto abbia avuto, i cittadini abbiano avuto l'opportunità di ascoltare, di verificare tutte le proposte programmatiche che sono uscite dai vari contendenti. Eravamo partiti in 7, adesso siamo rimasti in 2, che abbiano avuto la possibilità di conoscerci meglio, di capire, di apprezzarci per quello che siamo, e quindi credo che oggi abbiano diciamo, gli elementi per poter con serenità, io dico con serenità, ecco, questo ci tengo, noi non vogliamo e non abbiamo voluto alzare i toni di questa campagna elettorale. Avevamo detto che avremmo impostato una campagna elettorale per Roseto e non contro qualcosa o contro qualcuno, e nonostante le continue provocazioni che avvengono dall'altra parte, stiamo mantenendo questa indicazione, cercando di ragionare e di lavorare sulle prospettive di incremento e di crescita della città di Roseto, piuttosto che diciamo, prendercela con qualcuno o metterla su piani che siano diversi da quelli che sono le problematiche della città di Roseto. Noi non abbiamo fatto manifestini che pure vediamo ogni giorno l'altra parte fa per cercare di screditare le nostre persone, ma abbiamo solamente, e continueremo fino all'ultimo giorno, cercare di proporci per quello che siamo, per quello che valiamo, e non per accreditarci noi e per diffamare qualcun altro. Pavone, senta, lungo la strada, anzi nel primo turno, 5 aspiranti sindaco di Roseto si sono persi, ma in parte sono stati recuperati. Si diceva che eravate molto vicini, lei e Aloisi, invece siete stati molto più vicini con Alfonso Montese. Questo apparentamento con un ex tesserato PD, se non ricordo male, perlomeno era nella coalizione di centrodestra, sinistra, nella passata amministrazione, il fine giustifica i mezzi? Noi abbiamo impostato la campagna elettorale dall'inizio con una proposta alternativa a questo monocolore del Partito Democratico che ha guidato la città di Roseto negli ultimi 3 anni in maniera autoreferenziale, in maniera isolata e rompendo con tutti gli alleati, non con i socialisti solo che sono usciti nel 2008, l'abbiamo raccontato in tutte le storie, in tutte le piazze, ma hanno rotto con tutti gli altri partiti della sinistra, non considerandoli,
sbeffeggiandoli, non dandogli credito. Io sono stato in consiglio comunale a ascoltare, ho fatto lo spettatore per 3 anni, quindi sono testimone diretto, oltre che poi le trasmissioni televisive che hanno ripreso i lavori del consiglio lo possono dire. Nessuna proposta della sinistra, sia quella rappresentata in consiglio che quella esterna, è stata mai accolta e mai un tavolo l'hanno voluto proporre per parlarne, tranne adesso per fare un accordo all'ultimo minuto che ha il sapore della disperazione. Per quanto riguarda invece l'accordo con Montese, è un accordo fatto con una lista che si è proposta in antitesi a questa amministrazione, come tutte le altre liste. Quindi quello che dicevo Montese già dall'inizio era di lavorare per un rinnovamento dell'amministrazione comunale, ma lavorandoci dal di dentro. Lui lo ha detto già che si impegnava per stare in amministrazione ed ha scelto la coalizione vincente, quella che gli permetterà di stare realmente in amministrazione. Con Aloisi abbiamo fatto un ragionamento che è ancora aperto, ancora possibile, e che purtroppo non si è poi concretizzato per vari motivi. Quindi non è una questione solo di poltrone, è una questione di... No, sicuramente non è una questione di poltrone. Montese avrà la carica di vice sindaco, avrà un consigliere comunale perché ha il quorum per eleggerlo, a differenza dei partiti della sinistra che hanno fatto l'accordo con Teresa Ginoble, che non è perché non vogliono le poltrone, chiediamo subito, non hanno il quorum. Per questo turno di ballottaggio si ricostituisce una sinistra che fa, date ragione al Premier che ogni giorno ripete che sì, il centro-sinistra rappresenta una resa e catto comunista e comunista e quant'altro? Io farei proprio il riferimento a Berlusconi, che è il premier del candidato Pavone, dove dice che la sinistra è senza cervello, dopo averci detto che non ci laviamo. Quindi io penso che sono loro alla frutta, sicuramente sono arrivati. Berlusconi penso che abbia chiuso il suo ciclo di governo di centrodestra, e questo sicuramente i cittadini l'hanno capito. Io ho sentito sempre parlare del PD isolato, io penso che noi dobbiamo parlare del futuro della nostra città, della coalizione nuova che si è formata per queste elezioni, quindi il passato è già passato, vedo che lui torna sempre sul passato, io voglio andare al futuro e voglio ricordare le forze che mi appoggiano, quindi PD, Italia dei Valori, API, Roseto nel Cuore, Teresa Sindaco, Sinistra e Riformisti e la Federazione della Sinistra, che si è apparentata con noi e che io torno a ripetere con grande senso di responsabilità per i cittadini di Roseto, per i loro valori del centro-sinistra. Cosa vi aspettate a questo apparentamento? Io però vorrei dire una cosa, perché lui parla di toni non alti. Nelle piazze vanno dicendo che queste persone sono state costrette. Allora io devo pensare che anche Alfonso Montese sia stato costretto da qualcuno. Allora, io penso che tutti siano in grado di decidere liberamente. Se Alfonso Montese ha rinnegato il suo passato di dirigente del PD provinciale, quindi Partito Democratico Italiano, Partito Democratico Italiano è rosetano, è provinciale, per venire con un centrodestra, se merita lui il rispetto per il rinnovamento, come dice il candidato Pavone, tanto rispetto ancora di più meritano sicuramente l'ex sindaco, candidato sindaco Marco Borgatti, con tutti i ragazzi giovani. Vedi, il rinnovamento io penso che passi attraverso le azioni che rinnovano. Il nostro rinnovamento è certo, noi dobbiamo vincere perché noi abbiamo 5 ragazzi giovani in consiglio comunale su 10. Quindi rimangono 5 persone con esperienza e 5 ragazzi giovani che entrano. Quindi voglio rifare i nomi di questi ragazzi: Raffaella Del Pidio, Maurizio Valentini, ingegner De Colli Andrea, Massimo Bianchini, Silvio Pacioni. Sono certezze, entrano in consiglio comunale. Io credo che il vero rinnovamento sia questo e non persone, perché il rinnovamento non può passare attraverso l'avere un consiglio comunale dove ci sono le persone che sono da 37 anni in politica. A me in un volantino che lui dice che giustamente noi abbiamo provocato in una pubblicità di un candidato che conosciamo benissimo, Antonio Norante, a me hanno paragonato a Gheddafi, quindi io penso che 37 anni di potere come Gianfranco Marini, che tra l'altro saluto perché è un mio cugino, io penso di non aver avuto 37 anni di potere. Io sono in politica dal 97, quindi penso di poter dare ancora tantissimo a questa città, perché il nostro programma ha veramente grandi idee,
Quindi noi le vogliamo attuare perché amiamo Roseto e abbiamo bisogno di voi. Senta, una battuta per chiudere questa vicenda. Allora non è così basso il profilo della campagna elettorale, come è giusto che sia? No, non è basso perché appunto si cerca di impostare, non avendo più argomenti da ragionare per Roseto, si cerca di impostarli su piani diversi. Si dice Berlusconi, non so che cosa avrebbe detto Berlusconi, io sto facendo la campagna elettorale per la città di Roseto, mi sto proponendo come amministratore della città di Roseto, i cittadini di Roseto devono decidere su chi debba amministrarli e quindi portare i ragionamenti fuori dai confini rosetani significa solo cercare di impostarlo sul piano ideologico perché non ci sono argomenti sul piano amministrativo locale. Quelli che sono i documenti che hanno sottoscritto, lei dice, le forze della sinistra, mentre noi quello che abbiamo sottoscritto con Montese l'abbiamo dato alla stampa, l'abbiamo reso pubblico, cosa c'è scritto, e loro invece dicono che deve uscire il lunedì successivo perché avrebbero scritto il ritiro del piano regolatore generale, che era una delle cose che Borgatti ha detto anche qui, lo ha detto nelle piazze, lo ha detto da tutte le parti, e che lei invece, il candidato Ginoble, dice che il piano regolatore fosse fatto bene così, e va bene così. Quindi cittadini di Roseto, due sono le cose: o Borgatti dice ritiriamo il piano regolatore e loro prendono l'impegno qui di ritirarlo, quel piano obbrobrioso che hanno adottato, oppure Borgatti è stato preso in giro ed è evidente perché lui lo ha detto in tutte le televisioni e sono registrati. Quando poi Borgatti dice non votate Pavone perché è per il nucleare, ecco, Borgatti è un ragazzo che stimo, un giovane, ma francamente non so dove ha letto queste mie dichiarazioni o dove li ha mai ascoltati, o dire che è per il contrario alla riserva del Borsacchio. Ecco, io comprendo e capisco, però farsi venire qualcuno dall'Aquila che ti viene a umiliare qui a Roseto, a farti firmare un accordo che tu non, contro quello che hai detto, ecco, questo un giovane, anche se sei giovane, avresti dovuto evitarlo. Tant'è vero che il più votato di quella lista, il dottor Emidio Braga, ha detto voto Pavone, l'ha scritto sui giornali, perché la possibilità di ricreare un centrosinistra vero, organico, dove non ci siano i padroni, sta solo nella sconfitta del Partito Democratico e di questo gruppo dirigente. Per quanto riguarda, come se stesse strizzando l'occhio a un futuro ritorno al centro-sinistra. Lo ha detto Emidio Braga, lo ha detto lui stesso, lo ha detto. Io lo dico perché la città ha bisogno di un'alternanza. E l'alternanza vera esiste quando ci sono due coalizioni in grado di contrapporsi in maniera seria e concreta. Per quanto riguarda i giovani che lei dice vengono eletti, quelli eletti attualmente dalla sua parte sono Frattari, Tacchetti, De Vincenti, Sprospiri, Ginobili, Porrini. Questi sono quelli eletti rosetani. Se questo è il nuovo rinnovamento, io sono l'imperatore del Giappone. Per quanto riguarda invece i giovani che vengono eletti, se dovesse vincere Pavone, come ci auspichiamo, Fabrizio Fornaciari, un ragazzo di 25 anni, ha preso 367 preferenze ed è stato il quarto più votato di tutta la città di Roseto. Mirko Vannucci, Vincenzo Tarquini, Romano Iannetti, Alessandro Recchiuti, Dezzi Attilio. Se non sono nuovi questi, ditemi voi se il nuovo può essere l'accoppiata Ginoble Cappucci, perché ho saputo che il vice sindaco dai giornali dovrebbe essere Cappucci. Allora il nuovo di cui parla il candidato Ginoble sarebbe Ginoble Cappucci. Se questo è il nuovo, io lascio all'intelligenza dei cittadini rosetani giudicare. Allora, cerchiamo di puntualizzare anche questo aspetto, allora, e dopo cerchiamo di andare anche altrove. Per quanto riguarda la vicenda Borgatti, c'è questo documento segreto, l'avete preso in giro? Non c'è nessun documento segreto. Io voglio ritornare un attimo a Alfonso Montese, perché forse il candidato sindaco Pavone non sa che Montese aveva chiesto anche i vertici dell'Aquila del PD, quindi è arrivato il nostro segretario Paolucci per fare l'accordo, è arrivato il nostro segretario provinciale, questa è una prassi, quindi lui ha richiesto sia di qua i vertici aquilani, avrà chiesto a voi i vertici taramani, aquilani, romani, non lo so che cosa vi ha chiesto. Però sicuramente da questa parte sono arrivati i vertici regionali del PD, perché penso che sia prassi, in ogni, e lo dovrebbe sapere bene il candidato Pavone, penso che in ogni accordo che si fa è il regionale che interviene, quindi è intervenuto sia per Alfonso Montese e sia per Marco Borgatti. Lui dice c'è questa confusione, io lo capisco perché ho saputo anche che sono andati di fronte agli elettori non mostrando completamente i simboli, loro che sono per la legalità, dicono per la trasparenza. Beh, la legalità e la trasparenza è mettere il cittadino in condizioni
di vedere le liste che appoggiano il candidato sindaco, e io so che loro hanno portato delle liste dove si vergognavano di mettere la destra di Storace e la Lega, quindi non c'erano i simboli, i cittadini hanno votato sicuramente molti socialisti dove non erano presenti i sindaci e i simboli e il candidato sindaco Ennio Pavone. Io penso che i cittadini lo sanno, quelli che mi stanno ascoltando, perché sanno che hanno votato, non sanno che hanno votato rappresentanti della destra e della Lega, perché Pavone, che ne dica, è rappresentante del centrodestra. È inutile che continui a dire che è di centrosinistra. Il centrosinistra sta da questa parte, ricompattato, non in isolamento, perché noi abbiamo anche SEL, contestano SEL. SEL, ci sono tre firme nel documento. C'è la firma del segretario regionale, c'è la firma del segretario provinciale e c'è la firma di Pasquale Avoglio. Quindi basta con le menzogne, basta ingannare i cittadini. I cittadini, con un grande senso di responsabilità, decideranno chi deve essere alla guida di questo paese. Io mi vergognerei se fossi lui dire che sono ancora di centrosinistra, come vanno dicendo. Fabrizio Fornaciari è espressione del Popolo delle Libertà, quindi centrodestra. Bisogna riconoscere quello che è. Non ci sono, non si può ingannare il popolo in questo modo. Comunque io spero che in questo lasso di tempo... E l'ideologia, scusatemi, non ci può non essere, perché forse tu non leggi la stampa, allora, ma se Berlusconi oggi è nelle prime pagine e dice la sinistra senza cervello, dimmi tu che cosa rappresenti, quello è il tuo leader, punto. Comunque sicuramente avete avuto tempo e possibilità nei comizi e negli incontri che sono stati organizzati in queste due settimane, ma anche prima di Roseto e degli Abruzzi, di chiarirvi direttamente su questi aspetti con il vostro elettorato, ma più in generale l'elettorato rosetano. Andiamo un po' alla sostanza. Pavone, che cosa vi ha chiesto, cosa vi chiede con maggiore urgenza l'elettorato che a lei potrebbe, vorrebbe far riferimento? Beh, prima di andare alla sostanza bisogna rispondere alle menzogne che dice il candidato Ginoble, che sono una delle tante, una delle tante che ha detto qui. Dire che noi siamo andati in giro senza simboli, questo è il programma che ho spedito in tutte le famiglie di Roseto, e dire che non ci sono i simboli, dire il falso, perché ce l'ho qui, si può inquadrare, si vedono i simboli che ci sono tutti. Quindi cercare, io capisco che non ha più argomenti, capisco che sente che il terreno sta franando sotto i piedi, però francamente inventarsi delle cose false è anche brutto impostare questo ragionamento così. Dire la prassi dei vertici regionali, oppure dire che io sono andato a dire che sono di centro, io sono un socialista che ha a cuore la città di Roseto e che mi auguro che possa rinverdire la città, quella grande tradizione socialista che è stata la primavera amministrativa di Roseto, da Ragnoli a Calvarese, una grande tradizione di sindaci che hanno fatto la storia e hanno scritto la più bella pagina amministrativa della città di Roseto. Per quanto riguarda i vertici regionali, questa è una delle grandi differenze cittadini rosetani, che se io sono il sindaco io posso decidere da solo. Decido da solo perché la mia forza, io avrò 6 consiglieri che sono liberati dai liberal-socialisti su 11, una forza che non è condizionata né da Roma, né dall'Aquila, né da Teramo, a differenza di quello che lo ha detto proprio lei, vengono dall'Aquila i vertici regionali, provinciali a decidere, quindi sarà un consiglio comunale, una giunta comunale che dovrà prendere ordini dall'esterno, ci saranno telefonate dall'esterno che dicono cosa dovranno fare, qui non ci sarà. Perché ci sono persone che non devono rispondere a nessuno, che sono riconosciuti come leader indiscussi della coalizione, e il grande risultato che abbiamo ottenuto al primo turno, questo lo sta a dimostrare. Questa è una delle grandi differenze tra questa proposta amministrativa e l'altra. Lì c'è sempre qualcuno, c'è sempre un papà da dietro che chiamerà. Qui non c'è nessuno che può condizionarci. Allora, lo ha detto lei stesso. Chiederemo come si chiamerà questo papà, ma le faccio le domande. La domanda: cosa vi chiede, cosa ti ha chiesto l'elettorato in queste due settimane? Cosa ha chiesto sostanzialmente. Cioè, perché chiaramente avete dovuto rimodulare anche le strategie di comunicazione. È una risposta in termini occupazionali, quelli che sono sempre i problemi che vivono le famiglie, ecco perché dicevo a Roseto poca importa metterlo sull'ideologia, qui parliamo di amministrazione, ecco, quindi come si risolvono i problemi occupazionali, come si risolve il problema della casa, come si risolve il problema dei rifiuti, come si risolve il problema del piano regolatore di chi deve costruire una casa per il figlio, come si risolve il problema
del turismo. Ecco, sono questi gli argomenti cui abbiamo dibattuto. Per l'occupazione noi proponiamo un rilancio vero del turismo rosetano, che ne dica il candidato Ginoble, è sotto gli occhi di tutti, sta in un declino continuo e permanente. Oggi la città di Roseto, che un giorno rappresentava il fiore all'occhiello della costa adriatica, è fuori dai giochi turistici che contano. Perché questo? Uno, perché non c'è un'adeguata strategia di marketing a livello di promozione della città, e per fare questo però la città deve essere pulita, devono essere tolti i cassonetti che maleodoranti e antiestetici che sono sul lungomare, non devono esserci i topi che scorazzano d'estate da una palma all'altra sul lungomare, non ci devono essere le acque nere che spesso a volte confluiscono nel mare. Ci vuole una sinergia tra operatori turistici e amministrazione comunale per creare un ente manifestazioni, per esempio, che programmi le manifestazioni estive durante la stagione invernale per poi poterle applicare da aprile in poi. C'è bisogno di una consulta del turismo per ragionare tra i vari componenti, c'è bisogno che gli imprenditori turistici investano per rendere attuali le loro strutture al passo coi tempi. C'è bisogno che l'amministrazione dia la possibilità a chi vuole di allungare le serate mettendosi in regola per far rivivere d'estate il lungomare. C'è bisogno che il porticciolo turistico venga messo in condizioni di essere adeguatamente rivalutato. C'è bisogno che un impegno sulle ferrovie, magari perché si fermi qualche treno. Tutto questo insieme anche alla volontà e alla decisione dei cittadini di Roseto, che pur devono sopportare qualche disagio, io dico, d'estate, per avere un ritorno di indotto economico che può interessare tutte le famiglie, ecco, solo lavorando in sinergia fra amministrazione, cittadini ed operatori turistici si può fare quel salto di qualità applicando queste cose che abbiamo detto, che non ci vogliono milioni di euro ma solamente buona volontà. Quindi rilanciare e ripianificare l'offerta turistica è una scelta strategica, esatto, anche e soprattutto per qualificare e rendere possibile la creazione di posti di lavoro e di occupazione. Secondo noi è la grande opportunità che ha Roseto. Teresa Ginoble, stesso quesito, qual è l'esigenza che viene stata manifestata più intensamente durante questi quattro giorni? Poi chiaramente ci dirà qual è il suo papà se vuole. Il candidato Pavone non si può permettere di dire che io dico il falso, avendo ricoperto l'incarico di vice sindaco di questa città. Lui sa bene che non è il programma, sa bene lui come hanno fatto gli altri, perché abbiamo le prove quando siamo andati nelle case, quindi io adesso non devo tornare a ripetere. Lui continua a dire sempre dei miei candidati che dico il falso, io voglio leggere i suoi. Nicola Di Marco è il nuovo, Camillo Di Pasquale è il nuovo, Alberto Caporaletti è il nuovo, Gianfranco Marini è il nuovo, Fabrizio Fornaciari è il nuovo, Mirko Vannucci è un cambio casacca, 5 anni col centro-sinistra, 5 anni col centro-destra. Antonio Norante è il nuovo? Chiedo ai cittadini, è il nuovo? Adesso leggo i miei. Enzo Frattari, Simone Tacchetti, Flaviano De Vincenzi, Raffaella Del Piglio, Antonio Porrini, Nicola Petrini, Massimo Bianchini, Silvio Pacioni, Andrea Degli Compagni e Maurizio Valentini. Io mi sento veramente di dire cosa, perché è facile per chi ha amministrato per 8 anni in centro-sinistra con noi e adesso va al centro-destra. Io capisco il nervosismo del candidato Pavone, perché io sicuramente, lui sempre ribadisce, non gli ho mai detto che era nervoso, ma oggi lo voglio dire, è il suo nervosismo che gli fa dire queste cose. Io credo che dire che il turismo a Roseto è morto vuol dire che i dati Istat di 600.000 presenze nel 2010 sono falsi, siccome l'Istat non è che è una cosa che fa il comune, ma sono i dati nazionali del turismo nelle varie zone balneari, quindi io penso che forse l'Istat dice il falso, 600.000 presenze nel 2010. Io vorrei chiedere a lui invece il fatto di non andare alla BIT da parte della regione, se è veramente un grande aiuto per il turismo della nostra regione. Noi per la prima volta quest'anno non siamo stati presenti alla BIT, non siamo stati presenti alla BIT perché non c'erano fondi, quindi si vuole rilanciare il turismo con i padri e padroni, padrini, papà aquilani.
perché io non ho né padrini, né padroni e né papà aquilani. Quindi vorrei che fosse chiaro, io avevo parlato prima di segretari regionali per gli accordi politici, non ho nessun padrino, io sono Teresa Ginoble, candidato sindaco della città di Roseto degli Abruzzi. Abbiamo un grande assessore provinciale al turismo che dall'altro è della nostra città, che ha portato gli austriaci e ha pensato bene di non farli alloggiare nella nostra città, quindi questo è il grande amore per la nostra provincia, ma hanno alloggiato a Montesilvano. Quindi questo è il grande amore per la nostra città da parte della provincia. L'aver impedito la costruzione della ciclo pedonale, del corridoio adriatico, questo è il grande amore che ha Gianni Chiodi per la nostra regione, tant'è vero che l'abbiamo portato sul parco fluviale Teramo-San Nicolò, con tutto il rispetto per il parco fluviale. Però io penso che una provincia, una regione, se vuole puntare sul turismo, la priorità assoluta è la nostra costa, e quindi, la nostra Ginoble, costa teramana. Cosa le hanno chiesto? Il turismo, quindi grande consulta del turismo, ma allargata a tutti gli attori, banche, imprenditori, operatori turistici, albergatori, commercianti, perché il turismo si fa insieme, devono essere tutti coinvolti. L'occupazione per i giovani, per le donne, cosa fare? Noi abbiamo attivato lo sportello per le attività produttive per dare la possibilità a un'azienda di risolvere prima i problemi burocratici. Siamo l'unico comune della provincia di Teramo che ha aperto in questo anno lo sportello per le attività produttive. Noi vogliamo portare aziende sul territorio, io già sto contattando persone che mi possono aiutare a impiantare nel nostro comune aziende, mantenere i servizi, che non è una cosa trascurabile, perché i cittadini sanno che queste cose ce li hanno, ma non li possiamo perdere, e quindi mantenere inalterati i servizi, ciò che oggi forse non possiamo fare, perché abbiamo già i tagli di 150.000 euro. Senta, scuole aperte, dice che la colpa è del Ministero della Pubblica Istruzione, e noi al Ministero abbiamo scritto, mica abbiamo scritto a qualcuno, abbiamo scritto al Ministero. Allora, siccome non ancora abbiamo concordato una trasmissione abbastanza veloce, dinamica, cerchiamo anche di dare prospettive, facciamo sognare l'elettorato tra virgolette di Rosetano, no? Pavone, tra 5 anni, no? Come sarà il Roseto degli Abruzzi se lunedì dopo le 3 le avrà quantomeno il 50% più uno dei voti? Purtroppo sì, lei fa delle domande che tende, ci provo. Adesso siamo nel rush finale, quindi elencare da parte del candidato Ginoble i candidati che entrerebbero in consiglio solo se lei fosse eletta, ipotesi piuttosto remota, se non è eletta entrano Frattari, Tacchetti, De Vincenti, Sprosperi, Ginoble, Porrini, questo è il nuovo. Se viene eletto entrano 4 ragazzi che ha detto. Se vengono eletto io entrano i 5 persone che ho detto io. Se Fabrizio Fornaciari, Vincenzo Tarquini, Romano Iannetti, Alessandro Recchiuti e Dezia Attiglio, se sono persone che hanno mai ricoperto ruoli amministrativi nella giunta o nel consiglio, chi ci conosce sa, e chi conosce Roseto sa chi dice la verità, ma questo credo che sia, oramai lei insiste su questo fatto che lei rappresenta il nuovo, lei parla come se fosse un oppositore, viene qui a fare delle proposte, cittadini rosetani, invece di fare il rendiconto di 10 anni di amministrazione che l'ha vista in primissima linea in qualità di vice sindaco, e non può dire oggi faremo la consulta del turismo quando non l'hanno fatto, era scritto nel programma, l'avevo scritto io in quel programma del 2006, e oggi viene a dire cose che aveva dovuto fare come il porta a porta. Nei primi 100 giorni, guardate un po' cosa scrivono, faremo il porta a porta. Hanno fatto una delibera di aumento del porter della Tarsu nel maggio-giugno 2010, finalizzato al porta a porta, sono arrivate 2 bollette alla Tarsu con l'aumento, ma del porta a porta non c'è. Adesso la promessa elettorale lo faremo nei prossimi 100 giorni. Sta a voi dire se è credibile queste cose quando le poteva fare o quando lo propone qualcuno che non era in grado e di farlo. Tra 5 anni, noi lo diciamo come sarà di fare. Dire che io sia nervoso, insomma, francamente credo che si commenti da solo. L'assessore provinciale si è dato da fare, assessore provinciale al turismo, Vannucci, che ringrazio e saluto, si è dato da fare molto in questi anni che si sta occupando di turismo per promuovere la provincia teramana. Per quanto riguarda che Gianni Chiodi ha impedito la pista ciclabile, anche questo è un falso, in quanto i soldi c'erano nei fondi FAS,
mi sono informato, loro li avevano e non sono stati in grado di farlo, le piste ciclabili. Noi le avremo e saremo in grado, di farlo. Quando si diceva anche del 118 un altro giorno che erano scomparsi i medici, grazie alla filiera che lei dice che non serve a niente, mi sono attivato con la direzione regionale, della direzione della ASL, grazie all'impegno anche del direttore sanitario Camillo Antelli e del direttore generale Varrazzi, dal 1° di giugno Roseto avrà riavrà la postazione medicalizzata, medico e infermiere a bordo dell'ambulanza del servizio 118 per 24 ore al giorno. Ecco cosa significa cittadini e la filiera, significa interloquire con chi governa la regione, la provincia, la ASL, questo che questa parte politica non può fare perché è isolata nel suo palazzo, da anni è isolata e adesso cerca il soccorso rosso perché sente che sta franando il terreno attorno. Per quanto riguarta la Roseto, tra 5 anni, Roseto se ci vuole, dei 5 io spero che quando sarete via Palazzo Città, chiunque sia, abbiate una risposta più diretta. Immagino che sia una città più pulita, più ordinata, dove ci sia più manutenzione ordinaria fatta, dove ci sia un'organizzazione comunale più efficiente che renda servizi più efficienti ai cittadini, dove ci sia un confronto e una dialettica politica vera, dove ci sia un consiglio comunale in grado di confrontarsi e non dove uno parla e 10 stanno lì e poi tranne alzare la mano all'ultimo minuto. Ecco, io immagino che sia una città dove ci si possa tornare una pluralità di idee in giro e che poi ci sia un'alternanza vera tra una coalizione e l'altra a seconda dei programmi e soprattutto delle persone che possano poi realmente applicare quei programmi. Ginoble, stesso quesito, con lei sindaco, come sarà Roseto degli Abruzzi tra 5 anni? Un breve accenno al 118, una notizia del genere oggi sarebbe apparsa sulla stampa, una notizia così importante per la nostra città. E vuol dire che forse, siccome ne ho parlato per prima io, ho sollecitato e quindi sono in grado sicuramente di fare il sindaco se i vertici della ASL oggi dichiarano pubblicamente, quindi io domani mi aspetto il comunicato stampa, che il 1° giugno noi avremo l'ambulanza con il medico e l'infermiera a bordo. Quindi domani dovremo avere il comunicato stampa da parte della ASL, perché le parole purtroppo servono a poco, ci vogliono i fatti. Ci vogliono le delibere, ci vogliono gli atti come quella dei rifiuti. Gli atti sono certi, quelli che sono scritti dal comune, non i foglietti che vanno in giro bianchi a raccontare cose non vere, cose non vere. Io ho spiegato più volte che per il problema dei rifiuti, ho spiegato la situazione. Noi stiamo combattendo, cittadini, per avere la discarica pubblica, la proprietà della discarica pubblica. Perché in nessuna regione d'Italia, cari cittadini, nel settore dei rifiuti esiste il monopolio come nella regione Abruzzo. Quindi noi stiamo per entrare in possesso della discarica pubblica che ci permetterà negli anni di abbassare i costi. E io nei primi 100 giorni farò il porta a porta, perché il progetto c'è e noi i fondi ce l'abbiamo. Quindi basta fare una semplice gara pubblica e attivare il servizio porta a porta. Se stiamo aspettando è per difendere qualcosa di pubblico per la nostra città. Questo ci tengo a dirvelo per tranquillizzarvi, perché qui ci sono persone tenaci, trasparenti, che lavorano nella legalità e che sono oneste. Quindi questo ci tengo a dirlo, io sto lavorando per il bene comune, per i miei cittadini, per il mio territorio. Fra 5 anni lui dice giustamente che ci sono stata, ma tanto c'è stato lui. Tanto c'è stato lui, quindi siamo due che ci siamo stati. E nei prossimi? Allora, io vedo la mia città migliorata ancora di più, però quando si dice che il turismo va male, mi spiegate perché i nostri operatori balneari hanno rinnovato degli stabilimenti che forse sono i più belli della Riviera Adriatica? Mi spiegate perché un imprenditore investe, rinnova il suo lido se questa città va così male? Io non posso credere, io non voglio distruggere la mia città, io la mia città la amo e mi rivolgo a tutti gli operatori turistici, agli albergatori, perché so i sacrifici che fanno per mantenere e per dotare la nostra città di strutture bellissime, accoglienti. Allora io la mia città la voglio con più fabbriche, più occupazione, più coesione sociale, più turismo,
ma per fare il turismo. Quando dice lui la ciclopedonale, ma se c'era l'assessore Di Marco in provincia, c'erano loro con noi, ma come fanno a dire? Ma non se lo ricordano che quando è entrato Gianni Chiodi ha tolto i fondi FAS dal comune di Roseto e li ha depistati là? Ma come si fanno a dire le bugie ai cittadini? C'erano loro insieme a noi. Senta, siamo addirittura d'arrivo, come ci siamo messi d'accordo, il canonico ultimo appello, direi sul minuto, vi pregherei di non debordare eccessivamente. Teresa Ginoble si rivolga all'elettorato di Roseto degli Abruzzi invitandola al voto domenica e lunedì mattina fino... Allora, io chiedo ai miei cittadini e alle cittadine di sostenermi perché sono adesso in prima persona. Sono una persona che incontrate sempre per le strade della città, sono una persona che sicuramente ha cuore nelle frazioni perché ogni volta che c'è stato un problema che riguardavano chiaramente i miei assessorati, mi sono prodigata per risolvere i problemi perché il nostro territorio è bellissimo ed è l'unico comune, non come dice qualcuno, qui vengono eletti 5, è il sindaco il garante di tutte le frazioni, il sindaco deve essere il garante e quindi vi chiedo di sostenermi per migliorare insieme ancora di più questa città, per stare ancora altri 5 anni e per dare la possibilità a questi giovani di integrarsi con le idee delle persone che entreranno con esperienza, perché sono sicura che faremo un ottimo lavoro e rilanceremo ancora di più la nostra città. Pavone, anche a lei il minuto per rivolgersi all'elettorato. Velocemente, come si pone la sinistra, i Verdi, Rifondazione, Sinistra, Ecologia e Libertà sul piano regolatore generale? Cittadini di Roseto, due le cose. O vi hanno preso in giro quelli del Partito Democratico che vi hanno detto di un piano regolatore che hanno adottato e che dicono che non cambieranno mai, o hanno preso in giro questi della sinistra perché hanno firmato un accordo in cui che non uscirà adesso, uscirà dopo le elezioni in cui dicono che ritirano il piano regolatore. O hanno preso in giro uno o l'altro, potete capire da soli. Loro sono persone oneste, quello come viviamo noi, quello che abbiamo fatto, da dove veniamo, cosa rappresentiamo, chi siamo, lo sapete tutto, come viviamo, quale professionalità abbiamo, quale capacità abbiamo, ci conoscete e lo sapete, potete giudicare serenamente. Agli operatori turistici a cui si appella, io dico si doveva appellare quando ha fatto il piano demaniale marittimo e si sono tutti inferociti perché non li hanno mai ascoltati come lo hanno fatto sul piano regolatore. Roseto, cittadini rosetani, avete una grande opportunità. Domenica e lunedì col vostro consenso potete dare una svolta a questa città, fare in modo che questa città ritrovi entusiasmo, passione, ritrovi una speranza, io dico una speranza in un domani migliore. Ecco, noi questo lo possiamo rappresentare e se siete convinti di questo, sosteneteci in modo convinto. Grazie a Ennio Pavone, candidato sindaco per il centrodestra, grazie a Teresa Di Ginoble, candidato sindaco per il centrosinistra, un grosso in bocca al lupo, buon voto a tutti i cittadini rositani nel weekend tra domenica e lunedì mattina e poi chiaramente state con noi su 6 News perché vi daremo in diretta l'esito elettorale. Arrivederci. Buonasera.